Lei mi ha fatto chiamare, signora? Sì, sì. Mi dica. Signor generale. Che generale? Capitano. Ah, signor capitano, scusate, sto un po' agitata. Voi comandate il plotone di esecuzione? Il plotone, non il di esecuzione. Scusate, volevo dire, voi tenete un soldato che si chiama Rossi? Rossi? Sì. Rossi. È Bruno? Un brunetto. Sì, 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 Rossi, Rossi. Simpatico, delicato. Bravissimo ragazzo. Beh. Sensitivo, assai. Che problema c'è? Che problema? Mi dovete aiutare a darci una brutta notizia. Che è successo? Signor maresciallo. Capitano. Capitano, ieri sera. Beh? Ha mancata la madre. È morta. Sì, è morta. Mi raccomando. Comunque sta parlando con la persona giusta. Sì, diceglielo proprio poco alla volta. Davanti, insomma, alla morte di un genitore bisogna cercare la maniera, diciamo, giusta. Sì. Raffinata, possibilmente. Sì, per raffinata. Per dare questa brutta notizia. Mi ricordo 3 anni fa è successa una cosa come questa. A un altro giovane. Sì, sì, sì. Che peccato. Calma. Comunque, signora, non si preoccupi. Grazie. Con tutta questa neve è arrivato fin qui. Era necessario perché Rossi, questo ragazzo Manuele, è morto, delicato. Non si preoccupi, ci penso io, so io come, dirlo nella maniera, insomma, più giusta e più raffinata. Grazie, diciamo così. Che Dio mi renda il merito. Io scappo, signora. Grazie a non sé. Si preoccupi, me la vedo io. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Grazie a sé. Grazie a sé. Plotone. Attenti. Ragazzi, ascoltatemi. Chi di voi ha entrambi i genitori vivi, facesse un passo avanti. Rossi, a dov'è? Pensiamo alle cose serie. Rossi, sarai anche punito. E così, un bel giorno, egli disse mare e mare fu. Disse cielo e cielo fu. Disse terra e terra fu. Disse Kung e Kung fu. Decidaxi.